Tra non molto la situazione diventerà ingestibile. È questo in sintesi il messaggio che arriva dal mondo della scuola dopo l'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni, secondo la preside dell'Istituto Carlo Piaggia di Viareggio, che conta ben due classi in quarantena per altrettanti casi di positività, servono provvedimenti immediati per gestire l'emergenza, a partire dal vaccino anti-influenzale che permette di rendere immediatamente riconoscibili i sintomi da coronavirus e i test rapidi perché la scuola e le famiglie non possono più permettersi assenze così lunghe in attesa del risultato del tampone. Allora, in un caso il risultato è stato abbastanza rapido, nell'altro invece sono passati diversi giorni e ovviamente questo va a incidere poi sul numero di giorni di assenza che si somma a quello della quarantena imposta dalle autorità sanitarie. Nel frattempo, da quanto si apprende in queste ore dalla Regione, in via non ancora ufficiale, si sta lavorando per testare l'affidabilità dei tamponi rapidi. Se supera l'80% potranno essere utilizzati nelle scuole. Diciamo che sarebbe un elemento importante per gestire in maniera più snella questa situazione complicata. Se avessimo risultati in tempi rapidi potremmo monitorare meglio l'andamento del contagio. L'aumento dei contagi sta creando ripercussioni negative a catena nel mondo della scuola. C'è preoccupazione per quanto riguarda il corpo docenti, che già, come sappiamo, non è al completo. Al Carlo Piaggia mancano 10 insegnanti. Che cosa accadrà quando uno di loro dovrà rimanere a casa in quarantena? I docenti, come tutti i lavoratori, possono godere di una serie di permessi in termini di permessi orari o giornalieri e quindi nel caso avessero necessità potranno ovviamente fare richiesta con ricadute non positive, diciamo, sull'organizzazione scolastica, perché per quanto esercitino un diritto che nessuno vuol togliere loro, ci sarebbero delle conseguenze a livello di gestione delle ore di supplenza, quindi sarebbe una complicazione aggiuntiva. Il trasporto pubblico poi è un problema a parte. Negli ultimi giorni diversi studenti sono entrati in classe con un'ora di ritardo. L'autobus era al limite della capienza, hanno dovuto attendere la corsa successiva. Questo è un elemento, insomma, negativo, no? Che va ulteriormente a complicare la situazione, per cui ci auguriamo che venga trovata una soluzione rapidamente.